Allora, buongiorno a tutti, buongiorno. Abbiamo un fotografo che si chiama Alberto Bortoluzzi e che in realtà Bortoluzzi ha editato questo libro e che volevo parlare di questo libro, però prima di arrivare a parlare, perché allora, questo libro è interessante perché saggio, o saggistica, diciamo, tutto argomento, o, diciamo, intorno alla fotografia. Alla fotografia, alla tua vita, molto anche intimo, sì. Molto personale. Alle 6 e 5, ad esempio, che è della tua insonnia. Certo. Sì, e che. Cioè tu accendi, cioè la luce e questa, diciamo, ombra è della notte che fa alle 6 e 5 e guarda caso è proprio l'orario che è segnato sì. Sull'orologio. Nella vita accadono tante cose, però intanto partiamo, facciamo il passo indietro. Chi è Alberto? Cioè Alberto, tu sei nato nel 1961. Io sono nato nel 1961 e prima di dedicarmi completamente alla fotografia facevo il geologo. Solo che mi sono reso conto che era un lavoro che era molto tecnico e per nulla creativo e mi uccideva tutta una parte molto importante di me, che è quella un po' dell'avventura, dei sogni, dei progetti. Sì. E così da un giorno a quell'altro ho deciso di piantare tutto. Di fare il geologo. Geologo. E ho trasformato quella che era solamente una passione, che era quella della fotografia. Ok, allora fermati. Sì. Quindi tu eri già appassionato di fotografia. Sì. Cioè da quando? Diciamo da quando avevo 12 o 13 anni. Addirittura. Solo che allora era solo una scusa per andare a fotografare i campioni di pallacanestro. Certo. E mi ero fatto fare, andavo a accompagnare uno dei fotografi di Varese che lavorava per un quotidiano. Sì. E con quella scusa lì io mi mettevo a bordo campo e... Ma con che macchina fotografica? Avevo una Nikkormat. Sì? Sì. Con che obiettivo? Tipo 135? No, lì si usava il 50. Le posizioni 50? Perché... Sì, okay. Perché lì si usava innanzitutto la KP5 tirata 1600. Sì? Perché allora non c'erano le pellicole erano da 400, certo. E venivano tirate. Sì. Il 50 era un'ottica che ti permetteva ancora di non fare molti mossi perché era abbastanza luminoso, certo. E ti mettevi sugli angoli o sotto canestro, erano due le posizioni. Campo. Sì. Sì, vicino, oppure sì. Si usava un 80, si usavano queste due ottiche. Ma scusa, un marmocchio di 13 anni o 14 anni, cioè proprio, non so, una scuola media, cioè un bambino, no? E si metteva bordo campo. Sì, appunto, perché ti dico, ero andato a rompere le scatole questo qua che era il fotografo ufficiale della squadra. Sì. E gli avevo chiesto se potevo andare a bordo campo a fare qualche foto. E poi tra l'altro ho cominciato anche a fare qualcosa per una rivista, sì. Che allora era conosciutissima, Super Basket. Ma tuo papà non ti ha detto niente? Oh Alberto, ma cosa perdi il tempo a andare a fotografare? No, anzi dopo l'ho trascinato anche a vedere, perché erano gli anni gloriosi della pallacanestro. Sì. Specialmente di Varese, ma come un po' di tutte le cose, sì. Non c'erano tutte le offerte che c'erano oggi e le squadre si costruivano di anno in anno, per cui c'era un trasporto, ogni cosa era aspettata, si aspettava la partita la domenica, si sentivano le partite alla radio, delle certo. Trasferte, era una cosa bella, insomma. Certo, quindi tu sei nato a Varese, cresciuto a Varese. Sì. Varese che... Era anche una città anche ricca, sì. Molto ricca, giusto? Sì, secondo me erano poi gli anni, diciamo che gli anni d'oro erano quelli, gli anni 60, sì, certo. È nata l'Ignis, quella dei frigoriferi, sì. E l'allora padrone, che si chiamava Borghi, faceva tutto, dal ciclismo, la sì. Pallacanestro, il calcio, il Varese è andato anche in Serie A. Certo.
E quindi, cioè, tu sei nato in una città che è in fermentazione al massimo del livello, no? Della crescita economica. Sì, crescita quegli anni della... agli anni 80. 80, sì, certo. Bene, quindi è un marmocchio di 12 anni che si mette a bordo campo e che... questo, cioè, sei andato avanti fino anche all'università? Cioè no, ho fatto, ti dico, ho fatto qualche anno finché ho seguito la pallacanestro, poi ho lasciato la fotografia perché era una scusa e ho ripreso successivamente quando ho mollato la geologia, perché ho fatto un periodo a fare il restauratore in giro per l'Italia, restauratore di... Sì. E tra l'altro in maniera immeritata anche qui a Milano di cose importanti, Palazzo dei Giuri e Consulti vicino al Duomo, o nel Museo Archeologico in Corso Magenta, quella torre, anche quella è una cosa che ho in prima persona. Poi, ma che cosa ti ha spinto? No, io faccio fotografo e che cambi, cioè, completamente. Guarda, diciamo che i guai come quelli che abbiamo oggi con la pandemia non vengono sempre per nuocere. Allora, in quei tempi il guaio che era successo era Tangentopoli. Perché moltissime aziende, tutti gli appalti delle aziende si erano bloccati. Io già in quegli anni avevo cominciato a fare delle fotografie, ma non più cominciavo a riprendere la macchina fotografica con l'idea di fotografare qualcosa di diverso. Non mi interessavano più i paesaggi tradizionali, ero alla ricerca di un qualcosa più di mio, no? E quando poi con Tangentopoli si è bloccato tutto il lavoro, l'unica cosa che poteva fare era trasformare quella che era poi una passione in lavoro. Non sapevo neanche se sarebbe stata la mia strada, avevo anche un po' paura. So che avevo fatto vedere qualche mia foto alla Maria Mulas e lei mi ha detto sì, per me puoi provare a fare. E così ho cominciato vivendo innanzitutto di stampa di bianco e nero. In quegli anni avevo stampato per un fotografo molto importante con cui condividevo una passione, era Giuseppe Pino, e gli stampavo le foto di jazz. Giuseppe Pino è, cioè, quello che si è trasferito a New York? Sì. Giusto? Sì. Milanese? Milanese. Poi anche lì c'è un aneddoto, che io mi muovo sempre in Vespa, mi ricordo che lui mi aveva dato tutti i suoi negativi più importanti. E io, mentre ero in Vespa con questi negativi, ho detto: Madonna, pensa, se mi succede un incidente posso morire, perché c'erano sulle foto di Miles Davis, Duke Ellington, tutte le sue foto più importanti di jazz. Del jazz. E così ho fatto un primo periodo di camera oscura che mi ha dato, perché è chiaro che, come dici tu, Ricci, non è che uno... un giorno è una persona normale, il giorno dopo è fotografo. Effettivamente è una cosa che mi creava anche un certo disagio, però io in camera oscura me la cavavo bene, perché comunque avevo stampato tanti anni. E quindi ho cominciato con quello che sapevo fare. Poi erano gli anni in cui comunque lavorare era più facile. Mi ricordo che ero andato alla birreria Poretti, che adesso è diventata famosa, ma allora era Tuborg. Il marchio Poretti era un marchio diciamo di basso calibro. E mi ricordo che sono arrivato là dentro a fare un lavoretto con un cavallettino ridicolo, che se tu lo vedessi oggi era un cavalletto di mia mamma, telescopico, con delle gambette così. Io sono andato a fare un lavoro professionale con quel cavalletto. Tipo slick. Sì, ma era una roba pazzesca. Allora io ho fatto le foto, lì dentro c'era una persona che si occupava della comunicazione, mi ha lasciato lavorare 3 giorni, fare quello che volevo. E poi lui ha scelto le diapositive, allora si lavorava in diapositiva, per la loro rivista, ma ha scelto 20-30 foto che gli piacevano e così pian pianino cominciato, insomma. Quindi hai cominciato con qualcosa di commerciale?
Sì, ma sempre però facendo le mie cose. Sì. Io mi sentivo abbastanza in colpa perché, ecco, Giuseppe Pino, io gli sono molto grato perché io avevo fatto un lavoro sugli alberi che poi è diventato uno dei miei biglietti da visita, e qua c'è una foto di un occhio di albero. Poi ho cominciato a cercare visi, corpi, animali nei tronchi. Sì. E lui mi ha detto: guarda, questo lavoro qua è un lavoro bello, vai avanti. Che io a lui avevo fatto vedere diverse cose. Sì. Ha detto: guarda, è questa la cosa che devi portare avanti. Difatti io devo dire che nella mia vita ho sempre lavorato su progetti miei. Sì. Che non rappresentano, difficilmente rappresentano la realtà, rappresentano sempre un qualcosa di astratto, un mio modo di vedere le cose. Perché in realtà io ti ho visto sempre come più che fotografo, un artista. Sì, e cioè, perché le tue fotografie, la bellezza, più che commerciare, ma più vicino alla pittura, cioè è qualcosa che, cioè, sì, noi intimo. Ci conosciamo, sì, sì, esatto, sì, noi sì. Ci conosciamo da tanti anni, no? Sì. Molti anni. In effetti, cioè, nella mia mente definivo te come un fotografo artista, cioè proprio... Ma infatti io mi sento proprio così, devo dirti. Certo. E poi ti devo proprio confessare che io vivo per la fotografia, nel senso che se non ci fosse la fotografia non riuscirei a giustificare la mia esistenza. Sembra esagerato, no, ma è certo, così. Certo. E quindi sei nato per fotografare. Sì, sono fortunato, nel senso che allora io non sapevo se avevo fatto bene o avevo fatto male. Sì. Oggi ti posso dire sì, che ho fatto bene, al di là delle difficoltà enormi che abbiamo in questo periodo, certo. Però ho fatto bene. Sì. E niente, penso in qualche modo di anche aver raggiunto un mio modo di vedere, certo. Che non è... Anche recentemente hai avuto anche riconoscimento, anche, no? Cioè proprio importante. Sì, ho cominciato adesso perché ho detto, vabbè, per anni non ho mai fatto concorsi, sì. Perché ritenevo che non ce ne fosse bisogno, ma adesso che ho quasi 60 anni dico, beh, insomma, il tempo comincia a scarseggiare. Tra l'altro l'anno prossimo 60 anni, giusto? Eh sì, l'anno prossimo 60 anni, dico, qui bisogna darsi un po' da fare, devo dire. Sì. Che tutte le volte che ho partecipato a concorsi mondiali, sì. Ho sempre comunque avuto dei piccoli riconoscimenti, menzioni d'onore. Mi ricordo che per 2 anni nel concorso mondiale per iPhone sono stato uno dei menzionati d'onore. Sì, certo. E poi anche lo Spider Awards l'anno scorso, sì, il Color Awards, e poi sono stato nel 2000 la copertina di Photo. E poi il WordPress Photo ha scelto una mia foto per fare una cartolina. E insomma, ho visto che quando, oppure anche in regione, avevo partecipato a un concorso e avevo vinto, allora non me ne fregava niente, ma avevo vinto la mia sezione parchi e giardini boschi a livello lombardo. Ma dai, davvero? Sì. Sì. E per cui, boh, certo. Quando faccio le cose, poi vanno anche bene, insomma. Allora, ora parliamo, piccole storie di fotografia. Allora, come nasce questa idea di editare un libro del racconto tuo? Sì. Tuoi, cioè... Beh, intanto perché? Perché uno dice un libro? Perché la fotografia è qualcosa di statico, sì. Che è molto bella perché, a differenza dei film che secondo me si consumano, la fotografia e la musica si possono ascoltare e vedere migliaia di volte. Certo. Però hanno anche la fotografia un suo limite, nel senso che io guardo una foto, mi emoziono, dico che bella, ma molte volte dietro una foto ci sono altre storie molto belle. Certo, certo. E queste storie meriterebbero un film, se vogliamo. Certo. Allora, io ho voluto sdrammatizzare anche il lavoro di fotografo perché tutti noi, io... Anche parlando con Giuseppe Pino, sì. Cioè, noi tutti pensiamo che i grandi fotografi non abbiano paura, siano tranquilli, sia tutto facile, invece non è vero. Per cui io in questo libro ho voluto raccontare anche tante storielle divertenti di disavventure a lieto fine, ma che in realtà succedono a tutti i fotografi. Certo. Per esempio mi ricordo che Pino mi raccontava di Miles Davis un aneddoto bellissimo. Sì.
che quando Miles Davis era venuto nel suo studio a New York, era tutto sudato perché faceva caldo. È arrivato lì il suo assistente e gli ha asciugato la fronte, no? E Miles, che doveva essere un tipo spiritoso, gli ha detto: guarda che puoi fregare fino a domani, tanto il nero non viene via. E allora niente, io in questo libro ho voluto raccontare storie sia legate a incontri con personaggi e avventure, oppure anche altre storie legate a delle singole fotografie che erano un motivo di divertimento, anche delle pseudo disavventure di lavoro, come ti dicevo, finite bene, insomma. Cioè, questo qui, cioè, come si compra? Questo libro qua si può trovare, vabbè, nelle Feltrinelli o la Oepli qui a Milano si trova, certo. O se no su Amazon si trova e in tutte le librerie online. Certo. Lì, certo. Quindi è distribuito. È abbastanza facile. Sì, 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 si trova facilmente. Poi la cosa bella che a me piace, perché secondo me fare un libro è un po' come andare in camera oscura, non bisogna solo scrivere, è bello. Io credo molto che un prodotto vada costruito dall'inizio alla fine, per cui questo libro me lo sono impaginato tutto io, mi sono studiato il tipo di carattere adatto a questo libro, ho rotto le scatole a quelli della Federigoni, ho incontrato il rappresentante, mi sono fatto dare tutte le carte, ho studiato un punto di bianco che mi piacesse e anche il piacere che poteva tattile, perché questo libro qua, quando lo tocchi, riprende il concetto anche di fotografia intesa di tatto, no? Sì. Quindi secondo me i lavori è bello proprio così, compierli dall'inizio alla fine. Poi anche la copertina è fatta da un famoso illustratore, che si chiama Franco Matticchio, che vive a Varese e che ha fatto addirittura, collaborato per Linus, ha fatto la copertina del New Yorker, ha fatto diverse copertine per Einaudi e altre case importanti, per cui diciamo che ogni cosa è curata. Quanto tempo ci hai messo? Ci ho messo circa 2 anni. Addirittura? Sì, nel senso che, come ti dicevo, volevo fare un libro che fosse profondo ma nello stesso tempo leggero, certo, per cui con racconti non troppo lunghi. Poi ci sono diversi aneddoti divertenti, uno di questi in qualche modo tocca anche te, perché poi ho scoperto che qui si parte dal bianco e nero, perché io ho vissuto un po' come tutte le persone della mia generazione, la transizione dalla pellicola al digitale, per cui c'è anche una rocambolesca storia legata a un dorso dell'Hasselblad del 50C che voi avete avuto qua in negozio quando eravate in Via Dante, e c'è anche questo divertente aneddoto di questa battaglia per riuscire a avere questo dorso digitale, insomma. Ma questi quindi lunghi anni di carriera, hai conosciuto anche tantissimi fotografi. Sì, tantissimi. Sono stato molto fortunato perché diciamo che nei primi anni 90 io sono stato in Toscana al TPV, Toscana Photographic Workshop. Sì. Allora i workshop, come tutta la fotografia, non era come oggi, c'era un po' il mito di tutto, no? Certo. Per cui noi avevamo i nostri fotografi che erano dei miti, il mondo della fotografia era un mondo di fiaba, certo. O comunque un mondo molto bello, molto poetico. Certo. Oggi anche il mondo in cui viviamo è molto più crudo e duro. Certo. Allora noi eravamo tutti dei sognatori. Sì. E io lì ero andato un anno a fare un corso, ma poi ho avuto la fortuna di fare l'assistente dei fotografi che volevo per altri 2 anni, sono stato giù anche 2 mesi, e mi sceglievo i fotografi più famosi, insomma. Io ho conosciuto veramente diversi fotografi della Magnum, ho conosciuto Antonin Kratochvil, che aveva vinto il World Press Photo, avevo conosciuto Sally Mann, tantissimi fotografi, e anche lo stampatore di Annie Leibovitz. Abbiamo fatto un corso di stampa meraviglioso in cui ci ha fatto vedere delle foto importanti. Poi c'erano tutte queste tecniche incredibili di stampa del bianco e nero, allora c'erano anche tante carte che oggi non ci sono più, bellissime.
Sì, certo. Era stato un periodo, poi vivevamo cosa magica tutti insieme, sì. Cioè non era come nelle città dove questi grandi maestri vivevano negli alberghi, lì dormivamo nei casali tutti insieme, mangiavamo tutti sì. insieme e si viveva tutti insieme, per cui era una dimensione speciale, insomma. Certo. Ma a parte Giuseppe Pino, cioè chi ti ha dato influenza maggiore come fotografo? Ma sai, non saprei proprio dirtelo, diciamo che sono rimasto affascinato da cose diverse. Beh, se penso all'uso delle luci, penso a Horst, sì. che aveva, ecco, i maestri del passato avevano, certo. Se penso a delle foto dinamiche, penso all'incredibile fotografo che era l'Artigue. Sì. Che fotografava con un banco ottico, con mezzi veramente lenti, sì. e le sue foto sono tutte foto di movimento, certo, sì. come facesse non si capisce. Certo. Poi ammiravo, se vuoi, metti Cartier-Bresson per altri aspetti, ho avuto la fortuna di avere a casa... Che racconti anche Cartier-Bresson. Sì, ho avuto la fortuna del fatto che lui mi avesse scritto poco prima di morire, certo. ho questa meravigliosa cartolina... di cui apprezzo la sua calligrafia, certo. che già da sola sì. era un'opera d'arte. Poi ecco, diciamo che Avedon, secondo me, al di là della moda, è sicuramente uno dei fari per tutti, certo. per tutti i fotografi. Io volevo arrivare a Avedon. Sì, Avedon era incredibile, oppure anche pensavo... Penn, forse anche. Io, sì, proprio lui stavo pensando, bravo. Sì. Mi hai letto del pensiero. Da le tue fotografie, no? Cioè, proprio, sì, Irving Penn. Stavo proprio. Si sente Penn, si sente anche Avedon, no? Cioè, proprio, non che influenza, è però qualcosa che in comune che avete questa bellezza nel creare delle immagini. Sì. Cioè proprio studio della luce, studio della composizione, studio della, cioè proprio colori. Cioè, ci sono anche tante cose che mi fanno ricordare, no? Cioè, tanti grandi maestri. Per quello ho detto Penn. No, io, a me sfuggiva quel nome, ti sono grato che me l'hai tirato fuori. Non me lo ricordavo, sì. non mi veniva in mente in questo Però, momento. Devo dire, le tue fotografie hanno una tale eleganza che cioè, sono belle, no? Proprio sono belle, semplicemente belle. Beh, ti ringrazio tanto, amici. No, complimenti, complimenti anche cioè, diciamo, la tua storia artistica, cioè carriera che stai facendo, farai ancora molti anni ovviamente, e però cioè, e quello che hai costruito è un po' singolare anche, particolare. Sì, infatti io mi diverto, ti dico, sempre di più mi sto portando su una fotografia creativa, in cui mi diverte molto l'ambiguità tra la realtà e la finzione, no? Allora, come per esempio l'ambientare le vecchie scatole di lata degli anni 50-60, ambientarle nella vita contemporanea, sì. piuttosto che un po' tutti i lavori che io faccio. Una cosa che mi diverte, che invece è commerciale, ma nello stesso tempo è artistica, sono i calendari. Noi ci siamo conosciuti bene in quegli anni, sì. sono 22 anni che io faccio calendari, una volta facevo quelli grandi tipo sì. Pirelli, adesso li faccio più piccoli, faccio quelli da tavolo, però mi divertono molto, certo. perché è un bel binomio tra una ricerca artistica e una ricerca certo. commerciale, insomma. Bene, ok Alberto. Ti ringraziamo tantissimo del tuo tempo. Io ringrazio voi perché è sempre un piacere, poi insomma è bello vedere anche tu la strada che hai fatto, che abbiamo fatto entrambi in modi diversi, ma sì, siamo qua. Siamo qua, è e vero. Andiamo, speriamo di andare avanti ancora per molto tempo. Ok, va bene, grazie. Grazie, grazie a voi. Il mondo della fotografia è la tua passione? Scopri New Old Camera. Ampia scelta di materiale fotografico. Usato garantito e nuovo, prenotabile anche online. Spedizione in tutta Italia e servizio di riparazioni e revisioni. New Old Camera, il cuore pulsante della fotografia. A Milano, in Viale San Michele del Carso 4 e sui social. newoldcamera.it